Temptation Island, Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti, si è trasformato. Temptation Island, Tommaso Eletti criticato da Valentina Nulli Augusti, si è trasformato nel peggiore dei modi. Una delle coppie che ha catturato l'attenzione del gossip e parecchio della nuova edizione di Temptation Island. È senza ombra di dubbio quella che era formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. La 40enne nelle scorse ore ha rotto il silenzio sul suo ex fidanzato, in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Valentina, rispondendo a diverse domande dei suoi fan, si è espressa su Tommaso criticandolo. Si è trasformato nel peggiore dei modi. Mi ha deluso troppo. Valentina Nulli Augusti e dopo Temptation Island chiarisce, io e Tommaso Eletti stavamo benissimo insieme. Valentina Nulli Augusti, una ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. Ha scelto di fare la sua prima diretta su Instagram per chiarire delle cose, visto che le sue parole sono state: ci tengo perché mi scrivete in tantissimi. Avete compreso perché mi sono comportata così al falò. Non mi aspettavo che Tommaso mi avrebbe mai fatto una cosa del genere. Avete dedotto quanto possa essere geloso. Punto. Valentina, dopo aver sottolineato che è stata lei a decidere di partecipare al reality show estivo, ha detto: fino al giorno prima Tommaso si metteva a piangere a pensare di entrare là. Lui si è sentito tradito da me in primis. A questo punto la 40enne, che di recente ha chiuso con il suo ex Tommaso dicendo che non gli darà nessuna seconda chance, ci ha tenuto a fare una precisazione. Considerate che io non sono mai stata fidanzata con un ragazzo così giovane. Lui mi ha travolto, mi sono nutrita di altre cose. Stavamo benissimo insieme, la razionalità diciamo che non c'era. Mi sono voluta vivere questa storia molto intensa. Temptation Island, Valentina Nulli Augusti sul falò con Tommaso Eletti, non si meritava la mia reazione emotiva. Valentina Nulli Augusti, dopo aver sottolineato che tra lei e Tommaso Eletti c'è sempre stato rispetto reciproco quando erano fidanzati, ha detto: però ci sono sempre stati questi limiti mentali di immaturità totale. È successo l'imprevedibile, ho accusato il colpo, è successa una cosa che non mi aspettavo minimamente.
se io avessi avuto un adulto accanto a me in quel momento lo avrei annientato. Io mi scontro soltanto con chi è al mio stesso livello. In quel momento per me Tommaso era diventato una croce rossa. Per me si era scavato la fossa da solo. La 40enne inoltre riferendosi al fatto che ad alcuni telespettatori ha dato l'impressione di aver accettato il tradimento del suo fidanzato durante il falò, ha chiarito. In realtà stavo razionalizzando quello che era successo e non gli volevo dare nessun tipo di reazione emotiva perché non se la meritava. Molta gente magari si aspettava proprio la guerra e con Tommaso ho scelto di non farla perché è un bambino, proprio piccolo di testa.